Ricordate Ferrovie Nord Milano, la società di trasporto pubblico locale che gestisce i treni di Regione Lombardia? Beh, noi avevamo partecipato anche all'assemblea dei soci con Beppe Grillo per denunciare le famose spese pazze con le quali avevamo mandato a casa l'allora presidente. Non abbiamo smesso di tenere gli occhi aperti sulla società. Ultimamente ne abbiamo scoperta un'altra, grazie anche al lavoro in collaborazione con i nostri amici della Regione Veneto. FNM ha fatto l'offerta per acquistare il 50% di ATV, l'azienda dei trasporti di Verona, alla modica cifra di 21 milioni di euro. La base d'asta per il 50% dell'azienda era di 12 milioni, la stima del valore complessivo dell'azienda è di 20 milioni. Ricapitolando, compriamo il 50% di un'azienda a 21 milioni di euro quando il valore del 100% dell'azienda è di 20. Questa proposta di Ferrovie Nord Milano mette il Comune di Verona in grossa difficoltà. Avendo fatto un'offerta spropositata per l'acquisto del 50% attualmente in proprietà della provincia di Verona, il Comune di Verona, seppur abbia la prelazione, non ha la possibilità di sborsare una cifra così onerosa. Una cifra, tra l'altro, che questo 50% non vale. Abbiamo sospetto che questa operazione possa essere considerata anche come un possibile danno erariale. Se dovesse essere realmente acquistata con l'offerta attuale di oltre 21 milioni di euro da parte di Ferrovie Nord, controllata dalla Regione Lombardia, questi quattrini sarebbero configurabili come soldi pubblici. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune di Verona, che deve versare la stessa cifra, cioè oltre 21 milioni, anche in quel caso abbiamo il sospetto che possa essere un possibile danno erariale. Non ci viene difficile immaginare che ci sia in corso, viste le vicine elezioni a Verona, una guerra contro Tosi da parte di Maroni e della Lega, che lo vogliono mettere in difficoltà. Non vogliamo che un servizio strategico come il trasporto pubblico locale possa essere soggetto a beghe politiche tra tosiani e leghisti. Con gli amici del Veneto continueremo a monitorare questa situazione per garantire la legalità e per fare in modo che vengano tutelati gli interessi dei terzi, degli azionisti e dei cittadini.